Carissimi, il Vangelo ci chiama a questo, soprattutto in un tempo come il nostro, un tempo di paure, un tempo in cui si alimentano sentimenti di insicurezza e hanno la meglio i populismi, e sull'onda di essi cresce la cultura dell'individualismo, dell'egoismo, la mala erba, dei sentimenti di odi e di rancori, e si innalzano barricate e steccate. Ma questa cultura non porta alla vita, porta invece alla sterilità e alla morte e all'autodistruzione. Viviamo, ci dice Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale della pace di quest'anno, in questi tempi, in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell'altro o dell'estraneo, nell'ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo anche a livello politico attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno. La paura, com'è pericolosa la paura. La paura genera la schiavitù genera la tristezza, e la tristezza genera l'immobilismo. E a differenza della paura, il coraggio umile e semplice dei piccoli genera la libertà, e la libertà la gioia, e la gioia la novità di Dio.